Due vittorie consecutive contro Isola Capo Rizzuto e Morrone, la migliore serie infilata dalla Reggio Ravagnese che fa ingresso nella zona playoff, consapevole che per rimanervi serve dare continuità di risultati. Ancora contro la Vigor Lamezia, seconda della classe, distante 8 punti dal San Biase, in vetta solitaria. Formazione di mister Giuseppe Misiti che si schiera con Currala, Villa, Foti, Buda, Maesano, Verducci, Persino, Puntoriere, Ogbebor, Cormaci e Romano. Risponde la Vigor Lamezia con Columbro, Villella, Mascaro, Scalon, De Fazio, Rodriguez, Curcio, Bernardi, Goevia, Silvagni, Foderaro. Si parte col film del primo tempo grazie alle immagini a cura di Mirko Giacopello. Quarto di gioco, occasione della Vigor, il rinvio da parte di Columbro prolungato da Salvagni per Giovanni Foderaro che calcia mandando oltre la traversa. Minuto 7, ancora una chance per la formazione in maglia bianco-verde, lancio di Villella per Giovanni Foderaro, triangolo con Guglieva e calcia trovando la risposta di Gurrà in calcio d'angolo. Minuto 26, Reggio Ravagnese che si rende pericolosa, la spazzata di Buda viene prolungata da Verducci, arriva Ogbebor che riesce a saltare Columbro ma poi incredibilmente non trova l'angolo giusto, pallone sul fondo, fine primo tempo. Allora finisce la prima parte di gara sul risultato di 0-0 tra Reggio Ravagnese e Vigor Lamezia. Ci trasferiamo col film del secondo tempo, minuto 62, sempre Vigor, cross dalla sinistra di Curcio, Giovanni Foderaro trova la deviazione provvidenziale, Foti con questa spaccata acrobatica mette il pallone in calcio d'angolo. 64esimo, entra Franzò per Tersinio, minuto 71 tocca Polimeni per Romano, minuto 75, Vigor che ci prova ancora, Scalon di testa manda sul fondo, 76esimo, cross dalla sinistra di De Fazio, arriva Giovanni Foderaro con questa svettata sul primo palo, prende incontro tempo anche l'estremo difensore, 0-1 degli ospiti che sbloccano il risultato con Foderaro. Cerca di cambiare qualcosa Reggio Ravagnese che manda in campo Rinaldo per Ogbebor, minuto 91, Bernardi ruba il pallone a Polimeni, mette in area di rigore per Spanò che viene toccato così da Foti e calcio di rigore, la chance per la Vigor di chiuderla definitivamente nei minuti di recupero non viene sprecata da Marco Foderaro che invece si presenta dagli 11 metri e spiazza il portiere per il definitivo 0-2. Di lì a poco infatti termina la partita, felice la Vigor Lamezia in trasferta sul campo della Reggio Ravagnese con le reti di Giovanni e Marco Foderaro, finisce 0-2.